stagione della caccia è chiusa. Salve ragazzi, salve, puntata speciale, specialissima per la prima volta. Non affronterò un horror, no, forse non è la prima volta, comunque non affronterò un horror, ma affronteremo, parleremo di un attore di fama internazionale come Jean-Claude Van Damme. Tutti conosciamo Jean-Claude Van Damme, che è stato cercato dal nostro amico Alessandro Veraci. Questo video verrà dedicato a lui, perché è un grande fan appassionato di Van Damme, che lui ha avuto la fortuna di conoscere Jean-Claude Van Damme, perché ha fatto un film a Bari e l'ha conosciuto, si è deliziato a fare le foto con lui, ci ha raccontato tante chicche, dove Van Damme una volta si è fatto male, poi è andato da un dentista di Bari, si è fatto curare. È un personaggio che non sembra neanche Van Damme, comunque il personaggio è diverso di quello che sembra, perché diceva Alessandro che è un personaggio buono, si fa fare le foto, un ragazzo veramente alla mano. Poi le altre chicche parlerà Walter e parlerà anche della biografia di Van Damme. Io ho scelto tre film di Van Damme dove credo siano i migliori. Il primo è Senza esclusione di colpi. Senza esclusione di colpi per me è il film che ha fatto decollare l'attore Jean-Claude Van Damme. Qui vediamo Jean-Claude Van Damme nella parte di Frank. Frank è un agente militare dove si è fatto allenare da suo maestro Tanaka. Maestro Tanaka era un potentissimo combattente giapponese che aveva vinto negli anni passati il Kumite, la spada del Kumite. Gli ha allenato Frank a questa disciplina dopo la morte del figlio del maestro Tanaka. Frank si iscrive di nascosto in un torneo clandestino, si chiama il Kumite, dove qua si deve battere l'avversario, si deve buttare fuori dal ring. E qui partecipano i migliori atleti degli arti marziali, tra cui Ray, l'americano, e Chun Li, il più potente, che ha vinto tantissimi Kumite, questo lottatore, è imbattuto e anche il record mondiale di vincite. Chun Li poi è intrebitato da Bolo, il grande Bolo che ha fatto il direte l'operazione Drago. Il torneo si va sempre avvicinente, Frank vince i suoi match, Chun Li vince i suoi match, fino a quando Rai, il suo amico di Frank, combatte contro Chun Li. E qui Chun Li, Ray sta quasi per battere il campione, però si fa prendere dalla foca e abbassa la guardia. Chun Li se ne approfitta e lo distrugge, quasi lo sta ammazzando. E Ray e Frank, per vendicarsi, si spiederanno in una sfida all'ultimo sangue contro Chun Li, dove come al solito Frank vince e vince il Kumite. Il secondo film che voglio parlare è Colpi Proibiti, è un film poliziesco. Qui il nostro Jean-Claude, si può chiamare Bark, si infitta in un carcere, perché dove in questo carcere ci sono delle strane morti, buono, delle persone, delle strane morti, e qui c'è anche un personaggio che si fa chiamare l'uomo dei sogni, uno spietato killer che ammazza le persone e fa di tutto. Qui all'inizio Frank gli spara, sembra che sia morto, poi Bark Van Damme si infitta in questo carcere per scoprire come mai queste morti, e se ne accorgono che ci sono un commercio clandestino di organi umani. Infatti le guardie stesse con il direttore eccetera uccidono gli ergastolani per vendersi gli organi. Bork se ne accorge, e poi anche qui l'uomo dei sogni sembrava morto, ma invece non era morto, era solo in coma, era entrato con quei colpi che aveva sparato all'inizio Bork. L'uomo dei sogni lo riconosce e poi si affrontano come ogni film, e lui lo butta nel fuoco, una caldaia infuocata, dove l'uomo dei sogni esce da questa caldaia infuocata e attacca Bork, ma poi lo finisce, gli appiccica un ferro in testa, e il film finisce così. Poi un altro film che volevo recensire è Il Scatena all'Inferno, un film che tutti considerano molto brutto, ma sotto specie è molto bello.
Qui il nostro Van Damme interpreta un operaio che sta per tornare dalla ragazza, dalla moglie, però la moglie viene assalita in Russia da un ragazzo, da un ricco che prima la vuole violentare ma poi la uccide. Giustamente il ragazzo, essendo molto ricco, non viene neanche arrestato. Lui, per farsi giustizia, prende la pistola e lo ammazza e viene condannato all'ergastolo. Qui Van Damme ne passa di tutti i colori, proprio vede l'inferno con le mani, fino a quando capisce che per farsi rispettare deve combattere. Infatti decide di combattere, e diventa anche lui come le guardie, diventa poi lui uno spietato essere umano. Infatti ogni tanto il fantasma della ragazza, della moglie, gli appariva come una falena. Poi quando cambia drasticamente Van Damme, lui la falena non gli appare più, perché ha visto che quell'uomo non era più l'uomo che aveva sposato, ma si era trasformato in un killer. Però poi qua Van Damme e tutti se ne accorgono che qua facendo questi incontri clandestini le guardie stesse si arrischiscono e decidono di fare una rivolta contro il carcere. Escono, lui avrà una lotta finale con un uomo mascherato che però sta avendo la meglio su Van Damme. Però lui, diciamo, aveva preso amicizia con questo uomo mascherato, perché quando lui, Van Damme, era messo in cella di rigore, in cella, e anche questo qua dava dei colpetti sui muri per farlo calmare. Lui dà i colpetti sui muri Van Damme, e quello mascherato capisce che lui non attacca più Van Damme, attacca le guardie, e qua le guardie gli sparano e muore questo mascherato. Poi lui cerca di scappare, si traveste da poliziotto ed evade finalmente, perché la sua vita finiva così. Questi sono i tre film di Van Damme. Ora Walter racconterà le chicche. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi e grazie a tutti. Jean-Claude Van Damme è lo pseudonimo di Jean-Claude Van Varenberg. Nato il 1 aprile del 1961 in Belgio, è culturista, campione di arti marziali e di kickboxing. Esordisce al cinema nel francese Rue Barber del 1983. Giunge negli Stati Uniti con lo pseudonimo di Frank Cujo, che cambia quando appare l'horror tratto da Stephen King, Cujo per l'appunto. Diventa coordinatore degli stuntman in numerosi action movie a basso costo, fino ad interpretare il ruolo riconoscibile perché è nascosto da una mostruosa tuta di Predator. Menem Golan lo scopre lanciandolo come eroe muscolare, anche se pur sempre di serie B. In breve tempo Jean-Claude Van Damme riesce a ritagliarsi un suo spazio di successo. Un amico che sta girando con Jean-Claude Van Damme, di cui vedete la foto, Alessandro, ci testimonia direttamente che l'attore esattamente quello che si vede in scena. Ovviamente esuberante, molto preparato, simpatico con tutti. Ora sta girando questo action movie a Nola di Bari, dove si è anche infortunato sul set, di cui mi raccontavano per l'appunto. Ecco, adesso vediamo il filmato e la fotografia di Alessandro insieme a Jean-Claude. E con questa preziosa testimonianza chiudiamo questa puntata dedicata all'eroe che forse meritava qualcosa di più dal cinema di action movie, senza dimenticare che purtroppo ha avuto anche delle storie travagliate personali a causa del bipolarismo e a causa della tossicodipendenza. Ma ci fa piacere adesso rivederlo sul set.
In bocca al lupo, Jean-Claude. Signori, alla prossima settimana, alla prossima puntata. Buonasera a tutti, grazie Gianni.